Gol ed emozioni al Rubens Fadini dove dopo 90 minuti combattuti il Giulianova supera per 3-2 una coriacea jesina capace di recuperare due reti di svantaggio prima di subire il terzo gol locale. Si comincia in un clima teso e dopo una settimana pesante contrassegnata da contestazioni all'indirizzo della squadra ed in particolare del portiere Rossetti che non è più un giocatore giallorosso. In campo si affrontano due squadre costrette a fare il risultato per una classifica a dir poco anemica. La paura di perdere è palpabile. All'undicesimo si vede per la prima volta la squadra di Francesco Giorgini pericolosa con un colpo di testa al lato di Ken Dossé su angolo teso di Emili e il preludio al vantaggio griffato da Vita direttamente su punizione al tredicesimo con una conclusione secca che buca la barriera e non lascia scampo al giovane Cecchini. Al 24esimo ancora Vita prova il bersaglio grosso mandando la sfera sopra la traversa, ma la squadra di casa per l'occasione in maglia blu è più che mai cinica e trova così al 25esimo il raddoppio con Sborgia che a tu per tu con Cecchini non sbaglia. Ma la gioia per il doppio vantaggio dura poco perché ci pensa Ragazzu, servito da Cardinali, a riaprire il match al 29esimo. I marchigiani ci credono e continuano a spingere anche se al 40esimo è l'ispiratissimo Giampaolo a chiamare Cecchini al salvataggio in calcio d'angolo prima del vero e proprio miracolo su Marini che a tu per tu con l'estremo biancorosso scarica sul portiere bravo a chiudergli lo specchio. Nella ripresa la prima emozione di Marca Giuliese con un tiro insidioso di Giampaolo che mette di pochissimo a lato. La gara è equilibrata rispetto al primo tempo, ci sono però meno spazi per gli avanti giuliesi che fanno più fatica ad avvicinarsi nell'area marchigiana. Dall'altra parte la jesina spinge e al 19esimo trova così il pari con Tafani che di testa salta più in alto di tutti su perfetto calcio d'angolo di Frulla. Tutto da rifare per la squadra di casa che però al 25esimo con un perfetto pallonetto del neo entrato Mastrilli su uscita dissennata di Cecchini trova il 3-2 che vale 3 punti di platino e anche la pace con i tifosi. Giorgini, una vittoria importante, meritata, anche sofferta con la jesina, era uno scontro diretto, questi 3 punti pesantissimi per la classifica, anche per il morale dopo quello che era successo in settimana. No, ma più che altro per il morale, quello durante la settimana sono cose che succedono in tutti i posti. Anzi, Giulianova non è successo niente di particolare, forse qualche ragazzo ha sbagliato dei nostri e quindi nel calcio dopo succede certe cose. Io lo dissi dopo la partita col Madelica, che durante il mercoledì è un'altra partita importante, sono cose che si fa a livello di gioventù, è normale che dopo in certe situazioni succeda quello che succede, però non è successo niente di particolare. Per noi oggi è stata importante la vittoria, anche per i ragazzi, anche se sappiamo che per noi è molto dura. Fadini deve tornare ad essere il fortino inespugnabile di una volta. In casa comunque sono arrivate due vittorie importanti. Ma io devo ringraziare anche i tifosi, perché io la cosa che ho detto sempre ai ragazzi possiamo essere anche limitati, però ci dobbiamo mettere il cuore, la corsa. Il Fadini ti aiuta, la dimostrazione si è vista oggi, a parte i ragazzi da curva dal primo minuto, ma anche la tribuna ha aiutato molto la squadra e va un mio ringraziamento anche da parte dei giocatori. Purtroppo, ripeto, quando sbaglia il portiere il 99% delle volte prendi gol, quindi... Ma più che l'errore del portiere, che comunque è giovane, fino all'anno scorso insomma, giocava e non giocava in un campionato inferiore, è il meno. Più che altro ecco, gli altri errori commessi i primi 20 minuti è quelli che mi lascia più l'amaro in bocca. Insomma. Una volta riacciuffata la partita non dovevamo assolutamente rischiare più niente e male che andava dovevamo finire con un punto, insomma portare a casa un punto. Sono punti secondo me pesantissimi, importantissimi e rispetto alle altre sconfitte è la prima sconfitta che ci fa molto molto pensare agli errori che abbiamo commesso. Domenica prossima c'è il Fano. Sì, ma indipendentemente da chi viene domenica prossima, niente, sarà un ulteriore per noi insomma, scontro diretto con chiunque, anche se Fano, San Benedetto, insomma queste squadre qui dobbiamo per forza fare punti, dobbiamo cercare di vincere e tirarci fuori il prima possibile da questa posizione.